Buongiorno a tutti e benvenuti alla riunione annuale del coordinamento degli Ecomusei italiani che si svolge quest'anno in videoconferenza per via del coronavirus che ci vede ancora in questa fase 2 confinati nelle rispettive regioni. Sono presenti numerosi rappresentanti degli Ecomusei italiani e di altri enti, tra i quali le regioni Lombardia e Piemonte. Sono molto contento di vedere questa numerosa partecipazione dal Trentino fino alla Sicilia. Pensiero e un gesto di vicinanza va a quelli che purtroppo non possono essere presenti perché toccati direttamente dal coronavirus. Con affetto ricordo Nerina che al momento si trova al funerale di un congiunto e di quanti di noi sono stati appunto in qualche modo toccati da questa drammatica situazione. Per tutti noi, anche per queste persone che non possono essere qui presenti, registriamo questa nostra riunione. E allora partiamo proprio da qui, gli Ecomusei Lombardi dal tempo dell'isolamento forzato alla fase 2. Abbiamo fatto girare l'invito al coordinamento degli Ecomusei italiani e anche tramite il gruppo Facebook Ecomusei italiani, ponendo alcune domande. In particolare, che cosa abbiamo fatto sinora e quale ruolo degli Ecomusei italiani per rendere permanenti i cambiamenti positivi innescati dalla crisi per lo sviluppo integrale e l'equilibrio ambientale? Ci sono stati certamente cambiamenti positivi all'interno di una situazione drammatica di cui parlavo, ma forse ancora di più, come restare umani in questo tempo? Allora Andrea Rossi dell'Ecomusei del Casentino ha fatto girare alcune domande. Passo la parola ad Andrea per la gestione di questo punto all'ordine del giorno. Bene, in realtà è un aspetto che ci riguarda tutti da vicino, può sembrare scontato, però viene naturale chiederselo, no? In un periodo del genere, viste le finalità, gli obiettivi, la missione di un ecomuseo rispetto al proprio contesto territoriale, non è certo aprire e chiudere una porta, e quindi ancora di più in un momento come questo. Ci si aspetta, o forse vorremmo, dall'Ecomuseo, non dico delle risposte, però una forma di supporto, un qualcosa che può rappresentare un elemento di riferimento appunto per quella comunità. Da questo punto di vista, io vi dirò giusto due cose di quello che stiamo facendo noi, quello che abbiamo intenzione di fare, e poi sarebbe interessante passare la parola a ciascuno di voi o comunque a chi ha intenzione di partecipare. E dico subito, se siete d'accordo, potrebbe essere interessante anche raccogliere un'antologia di quelli che sono gli elementi, le riflessioni che vengono fuori dall'incontro di oggi, perché fra l'altro mi è stato chiesto di scrivere un articolo per una piattaforma online che si chiama Dialoghi Mediterranei da parte di Pietro Clemente. Per inserirsi in un dibattito sul ruolo sociale dei musei. In questo caso io rappresenterei indegnamente il punto di vista degli ecomusei. E quindi all'interno di questo piccolo articolo sarebbe interessante appunto presentare anche quello che i vari ecomusei stanno facendo o hanno intenzione di fare in questa fase 2 del Covid. In modo appunto da rappresentare un universo che comunque è importante, ha delle radici profonde sul proprio contesto e quindi riuscire ad avere anche una voce da parte nostra in questo contesto. Su questo magari vi sarei grato se mi potete mandare anche una mail con due righe sulle cose che magari direte o che avete intenzione di fare, in modo che io possa raccogliere un po' anche tutto il materiale che esce dal confronto. Quindi detto questo, molto velocemente per non perdere tempo, nel periodo del lockdown rispetto al nostro ecomuseo ci siamo attivati con un'iniziativa che ha avuto molto successo, che si chiama Pillole di Cultura,
con la quale abbiamo condiviso tutto il nostro materiale della banca della memoria, quindi ore e ore di registrazione, quindi aspetti legati alla memoria locale, racconti di vita, che sono stati molto apprezzati e che hanno in qualche modo riempito anche le settimane, quelle più buie della chiusura. Da questo poi siamo passati a un'azione più interattiva sulle pagine Facebook, ma questo penso che è una cosa che riguarda un po' tutti. Venendo alla parte nuova di come appunto rialzare la testa e riprendere il cammino, su questo ci stiamo muovendo su due piani. Da una parte abbiamo messo a punto un questionario. Ripartiamo da noi, si chiama così l'iniziativa, che praticamente fa un sondaggio di quelle che sono le preferenze rispetto agli abitanti del territorio, rispetto a quelli che sono i nostri contatti, i nostri collaboratori. In sostanza, da cosa ricominciamo? Attraverso una identificazione di luoghi e temi che sono concepiti come preziosi dalle comunità locali. E quindi come elementi da cui ripartire, intorno ai quali organizzare delle piccole iniziative, che sono cose anche abbastanza semplici, che possono essere letture, escursioni, possono essere elementi di animazione rivolti chiaramente agli abitanti nella filosofia dell'ecomuseo, ma anche ai visitatori esterni. Visto che quest'anno si fa un gran parlare di turismo di prossimità e quindi ci si aspetta anche che ci sia un flusso anche maggiore. Anche in località minori del territorio, no? Ad esempio, da noi è già iniziata la ricerca delle seconde case da parte dei fiorentini che esulano nella montagna durante l'estate. Quindi questo è uno degli aspetti. L'altro che penso sta a cuore a tutti, è il tema delle microeconomie locali, quindi come riuscire a contribuire. Da questo punto di vista, il nostro progetto Festa Saggia chiaramente diventa difficile da portare avanti, è entrato in stand-by, anche se abbiamo ipotizzato una crescita di quella che è l'utilizzo dei prodotti dei locali all'interno delle feste del territorio. E da questo punto di vista abbiamo attivato un percorso per la riattivazione di un mercato contadino locale, quindi a chilometro zero. Che dovrebbe svolgersi un po' durante il periodo estivo, che quindi si configura chiaramente come un momento di valorizzazione, di promozione di quelle che sono le produzioni locali. Questo in sostanza è un po' quello che bolle in pentola attualmente. Ci sono anche altre idee, altri aspetti, ma che adesso, non, di cui adesso non vi parlo. Io passerei la parola a voi, quindi un po' su queste due domande. Cosa potrebbe fare l'Ecomuseo e quali iniziative sta facendo o pensate di fare nella stretto, diciamo, nelle prossime settimane, nei prossimi tempi, comunque in questa fase di riapertura. E un'ultima cosa, non ho accennato al tema della riapertura delle sedi, ma questo penso va da sé. Nel nostro caso è ancora più difficile quando si parla di volontari, chiaramente non è semplice interloquire nel nostro caso con 16 antenne diverse, gestite da associazioni di volontariato che quindi con problemi anche di connessione, di rapporti e quindi anche questo avrà i suoi tempi. Ma l'apertura delle sedi sappiamo che è forse anche secondaria nel nostro caso. Perché per fortuna il vero ecomuseo è il territorio, quindi ci sposteremo sicuramente all'aperto per le iniziative che andremo a svolgere. Io avrei finito, e quindi chi vuole intervenire, e ripeto, appunto, vi lascio la mia mail, che è Andrea Rossi, tutto attaccato, chiocciola, Andrea, scusa, casentino, sì. poi magari lo metti nella chat così che Ah, perfetto, hai ragione, scusa. nel Benissimo. frattempo un aspetto tecnico che può essere utile a tutti. E in questo periodo, attraverso la piattaforma internazionale per gli ecomusei, Drops, abbiamo fatto questo post che può essere utile appunto
a te o comunque a chiunque altro, che appunto è la partecipazione in tempi di coronavirus. Abbiamo messo insieme, cioè ci sei ovviamente, c'è anche il Museo del Casentino, una serie di iniziative di cui siamo venuti a conoscenza. Vedete appunto la Lombardia, Casentino, Casilino, eccetera, eccetera, e anche in ambito appunto europeo, ecco, diciamo così. Quindi sarebbe bello appunto che tutto quello che ci volete segnalare, che verrà segnalato ad Andrea, poi possa confluire a beneficio di tutti in questa piattaforma, appunto, di cui magari poi avremo modo di parlare. Perfetto, benissimo. C'è qualche intervento? Pronto? Raul, Sì, prego. per completare quello che aveva un attimo, mi presento qua. Ok, ci sono. Allora, prima di tutto, molto velocemente, le domande sono molto pertinenti. Allora, come musei, come ecomusei, durante questo periodo abbiamo scoperto l'uso della piattaforma virtuale, quindi videoconferenze, ma soprattutto abbiamo sfruttato la possibilità di conoscere il territorio, sfruttando anche i vari links, e di comporre una bella mappa. A questo scopo è stata anche fatta un'iniziativa che la trovate su Facebook, mi pare, che si chiama Martesana per me, che sono luoghi, cose e memorie. Cioè si chiedevano, si è stato chiesto a tutti i residenti e non qual era per loro la cosa, l'oggetto, stando in casa, che hanno riscoperto nei solai, nei cassetti, il luogo dove avrebbero voluto essere e che non potevano essere, e parlare di questo luogo raccontando anche le memorie e allacciandosi anche quindi al passato. Quindi è stato fatto questo. Diciamo che questo è stato molto positivo, e al fatto stesso che noi oggi siamo qui in riunione da tutta Italia lo dimostra, no? E questo è molto bello, così la comunicazione può essere più diretta. Poi, per quanto riguarda il discorso musei e ecomusei, come possono essere utili gli ecomusei? Secondo me possono essere utilissimi, perché sono i links del territorio. All'interno di ICOM, vi avevo detto prima, sto cercando di creare un gruppo di ecomusei, e quindi all'interno degli ecomusei dei musei di comunità e musei periferici. L'ecomuseo è già una realtà territoriale. La Regione Lombardia lo considera l'ecomuseo, considera la rete degli ecomusei come dei principali protagonisti del territorio. Questo è importantissimo. E come ecomuseo, durante la fase del Covid, siamo sempre esistiti e abbiamo tracciato i collegamenti. Dopo la fase del Covid bisognerebbe tirare la giacchetta ai vari amministratori e compagnie varie dicendo: guarda che qui non c'è bisogno di inventare nulla, qua ci sono già le realtà, te le abbiamo anche segnalate. L'ultimissima cosa, giusto perché lo stile deve essere uno scambio veloce di opinioni, diceva Andrea Rossi, ecco che lo vedo lì, che lui spera tanto nei musei di prossimità. Andrea, mi fai cenno con la testa? Ecco, bravo, che lui crede nei musei comunità, ma anch'io ci credo, anzi, è la spina dorsale. Però, vedendo allo Spluga, vedendo in altri posti, in Val Varone, che sono gli ecomusei che è fatto così, è noto che invece la situazione non è affatto rosea. Prendo il caso, per esempio, dello Spluga, ha questo bellissimo anche museo di comunità, no? Che è diventato un punto di riferimento per tutta la valle. Beh, signori miei, i comuni, diciamo che gli ecomusei che hanno la fortuna di ricevere contributi dai comuni, ecco, i comuni stanno pensando ad altro e non si sognano per nulla di dare dei contributi a questi musei, che sono quei musei che si aprono grazie ai volontari, perché hanno altre cose a cui pensare. E ci dice
il turista cercherà i luoghi vicini, no? Per non andare fuori, eccetera. È vero, però teniamo conto che chi è residente che ha la seconda casa, quel museo l'avrà visto una volta, ma poi non lo va più a visitare. Ecco che il museo dovrebbe diventare quindi un motore, una fucina di iniziative. Questo sì, questo sì. Ecco, io mi auguro, poi ne ho sentiti tanti altri di musei così, perché ogni museo si appoggia anche a dei punti fermi dei musei. La situazione non è affatto rosea, però l'Ecomuseo può fare molto perché è veramente la rete territoriale già stabilita. Fine. Vedo, grazie Perfetto. Edo. Ah. Vedo Sì, ci sono delle Antonella. prenotazioni. Sì, Antonella suggerisce, visto che non ci siamo sentiti tutti, di dire anche a quale Ecomuseo appartenete, così che si possa, appunto, anche se dobbiamo ripeterci, anche capire chi ci sta parlando. E poi ci sono prenotazioni. Ecco, allora l'Ecomuseo, l'Ecomuseo Martesana, l'Ecomuseo Valle Spluga, poi c'è l'Ecomuseo dell'Adde di Leonardo che ha perso il riconoscimento, Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei. Vabbè, ne ho fatti parecchi, due sono scomparsi, ho pazienza. Pluripotenziario, dai. C'ho il Guinness dei primati nel mondo, che è? Bene, Andrea, va. grazie Edo. Passiamo la parola allora a Maria Teresa Bagnari dell'Ecomuseo delle Erbe Palustri. Maria Rosa Bagnari, sì, Maria Rosa, ciao, scusa. voglio dire, mi rifaccio un po' a quello che hanno detto gli altri. È vero, l'Ecomuseo deve essere una fucina di idee, di movimento, di aggregazione, eccetera. E se vuoi anche di stimolo, di promozione, di valorizzazione del territorio. Però mi sembra che in questo momento, in effetti, le amministrazioni pensano ad altro e gli ecomusei sono in difficoltà. Chi ha veramente prodotto reti, tavoli di negoziazione dove si incontravano 30, 40 persone, in questo momento ci è impedito di farlo. Quindi dobbiamo trovare delle soluzioni che non sono proprio quelle che ci piacerebbero come Ecomuseo. In ogni caso, Andrea citava Festa Saggia, direi che può fare il paio con i nostri eventi che hanno ragion d'essere, eventi minori, ma che si occupano della salute, della qualità della vita. E anche del grande tema del paesaggio italiano, che mi dispiace, io lo vedo sempre un po' peggio. L'altra cosa che io devo segnalare, allora, siamo veramente in condizioni diverse. Io sono nella Bassa Romagna e qui tutte le politiche portano a un turismo stagionale e localizzato. Ha un impegno di notte rosa, di notte d'oro, di motor valley, nulla che porti a un turismo o anche a parlare solo di visitatori, di mondi, di luoghi diffusi. Qui ancora siamo tutti concentrati con un turismo localizzato e stagionale. Bisogna dire che la regione Emilia-Romagna ha fatto politiche totalmente diverse anche solo dalla Toscana o dalle Puglie, eccetera. Quindi questa è una difficoltà grossa. Poi l'altra cosa di difficoltà grossa, non porto solo la mia voce, che noi più o meno siamo lì, ma di tanti ecomusei, non mi viene da dire minori, perché ad esempio l'ecomuseo di Rimini, che casomai è giovane, ma assolutamente cerca un riconoscimento e noi siamo in una regione, la regione Emilia-Romagna, che non ha una legge sugli ecomusei. E quindi le difficoltà sono veramente notevoli. E in Regione Emilia-Romagna, secondo me, è una carenza clamorosa che non ci sia una rete funzionante di ecomusei, e questo ci darebbe anche un po' di forza, di stimolo per lottare in un modo diverso. Poi, per quanto riguarda le attività, noi per noi siamo protocolli, protocolli tutti i giorni. E quindi tutto contingentato, tutto ridotto, però tenteremo di salvare quello che avevamo
messo in campo. Una cosa alla quale ci tengo sono questi eventi che hanno ragione d'essere, che fanno parte di un nuovo coordinamento che si aggiunge a quello dell'amore bene comune, che è incontriamoci sul verde. Ho finito. Bene, grazie. Grazie Maria Rosa. E procediamo nella scaletta, se non sbaglio, Claudio Agnessi dell'Ecomuseo del Casilino. Salve. Ci sei, Claudio? Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Bentrovati a tutti quanti. Allora, sì, devo essere sincero, per quanto riguarda le attività dell'Ecomuseo Casilino, il Covid ha impattato per un 10-15%. Perché la struttura che noi abbiamo sempre avuto è stata una struttura estremamente liquida, che quindi ha sempre lavorato molto sull'attività, per così dire, di interconnessione anche attraverso le nuove tecnologie. L'attività che è venuta a mancare è stata l'attività di incontro fisico che noi facevamo più o meno una volta al mese con le diverse comunità locali, in particolare quelle di origine straniera che si trovano nel territorio urbano di Roma su cui insiste l'Ecomuseo. E le restituzioni trimestrali che facciamo attraverso eventi di diffusione dei risultati delle ricerche che portiamo avanti durante un anno solare. Queste sono le cose che sono mancate, perché il periodo invernale è un periodo in cui l'attività, ad esempio, di escursionistica, di visita guidata, di esplorazione urbana è sospesa di solito. E quindi, diciamo, questi due elementi che erano gli elementi live, per così dire, che noi normalmente abbiamo in questo periodo, non hanno avuto, per così dire, un grosso impatto. Tutta l'attività di ricerca l'abbiamo continuato a fare senza problemi, anche perché abbiamo avuto la fortuna di portare avanti delle attività di raccolta di racconti, storie, narrazioni legate al contemporaneo e al paesaggio del territorio con delle persone che erano dotate di un banale smartphone e con un telefonino e un buon registratore le storie le otteniamo lo stesso, insomma. Domani andremo anche con la telecamera, per adesso ci facciamo bastare la voce. Quello che abbiamo fatto molto, molto, molto è stato, per così dire, coinvolgere le generazioni 50-40 anni, dai 50-40 anni in su, in giù, attraverso una piattaforma di censimento partecipativo del patrimonio locale, che ha avuto un discreto successo. Abbiamo varata proprio durante il periodo Covid e abbiamo raccolto l'adesione di 45 nuovi cacciatori di patrimonio, come li chiamiamo noi, che si sono messi al lavoro e hanno implementato complessivamente 150 risorse, alcune ovviamente già censite e mappate, però da punti di vista nuovi, quindi da noi punti di vista di lettura, quindi una lettura del patrimonio completamente inedita, oltre ad una quantità di risorse molto sostanziosa che è stata inserita ex novo, in particolare su alcuni quartieri che erano ancora sgomberi dall'attività di ricerca da parte nostra. Oltre a questo, noi abbiamo supplito ad aprile, quando si apriva la stagione delle visite guidate, con le visite guidate virtuali utilizzando gli strumenti che offre Google Earth. E quindi siamo riusciti a fare delle attività di esplorazione urbana virtuale che hanno avuto un successo clamoroso. Il primo incontro che abbiamo fatto sul Museo a Cielo Aperto di Street Art, che insiste sull'Ecomuseo, ha totalizzato 200 partecipanti. Io non sapevo come gestirla un evento del genere, perché 200 persone contemporaneamente c'è stata una disciplina a dir poco marziale. E quindi, ripeto, queste pratiche qui probabilmente almeno a noi non ci hanno sorpreso più di tanto, perché eravamo abituati a farle. Facciamo videoconferenze prima, incontri seminariali anche prima, perché il nostro territorio è un territorio particolarmente vasto e complesso. La situazione trasportistica romana è quello che è, e quindi è obiettivamente più comodo farsi, per così dire, spesso una chiacchiera tramite computer che muoversi fisicamente non si perde l'ora e mezza di cammino. Quindi queste pratiche qui che a noi non hanno sorpreso, però secondo me, proprio alla luce delle difficoltà che sono state evidenziate, dovrebbero portarci generalmente a fare una riflessione su quello che possiamo fare dal vivo, in presenza, e quello che possiamo anche non fare in presenza.
Più che scegliere aprioristicamente di sposare la tecnologia, punto e basta, oppure non sposarla, forse dovremmo chiederci se abbiamo degli spazi nella nostra attività che ha senso continuare a fare in presenza, quindi cambiare proprio la prospettiva. Ci sono delle cose che probabilmente facciamo in presenza e non è necessario che vengano fatte. Ci sono situazioni per cui apriamo il nostro centro di interpretazione, noi ne abbiamo due, uno non, non, centro per rifugiati, un altro in un centro, in un sindacato, che sono funzionalizzati, sono per così dire orientati a delle ricerche specifiche, una sui fenomeni migratori, l'altro sulla memoria collettiva delle generazioni. Sono delle attività che noi andavamo a fare sempre lì. Ci siamo resi conto che diventano molto più produttive con determinati soggetti, non con tutti, se fatte in remoto. Non lo so, la butto lì. Forse come Comusei nel 2020 dobbiamo ragionare sul fatto che ci sono tutta una serie di azioni, attività e processi che noi portiamo avanti e che probabilmente non hanno bisogno. Questo Covid ci ha fatto ragionare sul fatto che forse non abbiamo bisogno di stare a fianco, non perché non ci piaccia la socialità, ma perché paradossalmente vengono più facili e da quello che vi testimonio io, ma è il caso romano, non so se può essere indicativo, sono estremamente più partecipati. Cioè io mi rendo conto che ho tanta tanta più gente che partecipa ai miei seminari di facilitazione rispetto a prima. Passiamo da 10 persone che venivano nei nostri centri a 50-60 persone. Non lo so, la lascio lì come domanda sul Ti tavolo, non è ringrazio. che è una Grazie cosa. Claudio. Scusate, ma dobbiamo essere più sintetici. Grazie comunque per le riflessioni, perché penso anch'io che qualche prospettiva e qualche elemento di positività ci può essere. Allora, abbiamo, se non sbaglio, quattro interventi prenotati. Ditemi se ho capito bene. E poi penso che dovremmo un po' chiudere questa fase, perché altrimenti non ce la facciamo andare avanti. L'Ecomuseo delle Cascine a Maglioni, Elisa Recco, Sì. l'Ecomuseo del Castelmagno, l'Ecomuseo della Prima Collina e l'Ecomuseo della Valle dell'Aso. Ok? Sì, io sarò Quindi iniziamo da rapidissima. Elisa. Perfetto. Sì. No, Ciao semplicemente Elisa. rispetto a quello che poco fa si è detto sugli strumenti per caricare il materiale, noi per esempio abbiamo ormai da tempo però il canale YouTube che funziona molto bene perché diventa davvero uno strumento di condivisione anche di filmati pesanti e complessi. E quindi il canale YouTube è una buona soluzione, soprattutto per il materiale video che magari negli anni si è già proposto. E invece, partendo dalla giornata internazionale dei musei, e qui mi ricollego a Edo Brichetti, abbiamo lanciato, visto che quest'anno il tema era davvero interessante, no? Musei per l'uguaglianza, diversità e inclusione, due piccoli progetti, uno legato al nostro laboratorio delle favole, attraverso il quale si invitano i bambini, ma anche gli adulti, a registrare sia con video, con disegni delle favole tradizionali nostre, della nostra piccola realtà, ma anche favole che provengono da altre parti del mondo. E quindi è un progetto che abbiamo lanciato in maniera così più forte. Proprio lunedì scorso. E l'altro è quello di trovare delle soluzioni alternative per la mappa di comunità che stiamo compilando, ma che purtroppo si è un po' interrotta proprio a causa del Covid. E anche in questo caso abbiamo rilanciato il 18 maggio, quindi lunedì scorso, sperando di riuscire a coinvolgere altre persone e fare qualche cosa piuttosto anche in forma online, come stiamo facendo noi adesso. Tutto qui. Perfetto, grazie Elisa. Grazie Elisa. Vi chiedo magari di mettere il punto, l'attenzione sulle attività che state facendo adesso ad hoc in risposta a questo momento di ripartenza, e quindi al di là delle attività che normalmente svolgiamo. E passerei la parola a Barbara dell'Ecomuseo del Castelmagno e della Valle Grana. Sì,
Buongiorno a tutti. Vabbè, abbiamo utilizzato ovviamente tutti i canali social che già erano attivi come museo, implementandoli con in particolare una rubrica, i consigli dell'Ecomuseo, nella quale in qualche modo mettevamo in luce quelle che erano, diciamo, delle buone pratiche che sul nostro territorio in qualche modo emergevano, quindi sia a livello di singoli privati, sia a livello di aziende, sia a livello di piccolissime realtà, perché siamo in un comune montano e quindi il territorio è veramente, diciamo, particolare, insomma. L'altra iniziativa, che è stata più che altro quella che ci ha permesso di in qualche modo continuare ad avere un legame con i nostri volontari, noi all'interno dell'Ecomuseo abbiamo dei babaciu, che sono dei, diciamo, dei fantocci a grandezza naturale, che in qualche modo rappresentano gli abitanti che vivevano nel paese di San Pietro. Ognuno di loro ha un nome, un'attività, una loro sede, che la sede l'abitazione che prima facevano e che quindi animano questo paese. E i nostri volontari hanno costruito dei babacet, quindi alti 20 centimetri, che o rappresentano gli stessi personaggi o sono costruiti ad hoc con gli abitanti del posto, con realtà, aziende agricole, eccetera. E tutti questi babacet sono stati, diciamo, messi online, sono in vendita, e tutto il ricavato chiaramente andrà in offerta al pensionato di San Pietro e all'ospedale di Cuneo. E questa cosa in qualche modo ha unito i volontari che nelle loro case, in autonomia costruivano i loro babacet, si confrontavano mandandosi foto e continuando in qualche modo a collaborare. E la risposta, chiaramente, considerando il territorio in cui siamo, è stata buona, insomma, nel senso che le persone hanno risposto bene, anzi chiedendo chiaramente personalizzazioni dei babacet, quindi quelli del catalogo, diciamo così, sostanzialmente molti sono ancora lì, ma stiamo facendo mille personalizzazioni. Buongiorno a Bene, tutti. ti ringrazio Barbara. Mi suggeriva giustamente Raul, se avete link da segnalare sulle attività che state facendo, se le scrivete sulla chat, in modo che così le raccogliamo anche subito, no? E abbiamo la possibilità di avere un riferimento preciso rispetto a quello che state dicendo. Passerei la parola a Silvana dell'Ecomuseo della Prima Collina. Se ti presenti, Silvana, io no, non ti conosco, dove siete? Ciao a Eccoti. tutti, se mi presento, grazie. Sono Silvana Sperati, l'Ecomuseo della Prima Collina è in provincia di Pavia, inoltre Po Pavese. Mi fa molto piacere questa possibilità di confronto, per me è la prima volta. Io sono tra i soci fondatori di questo Ecomuseo lombardo, e però ho anche un altro ruolo e mi sembra corretto dirlo, anche perché può essere, diciamo, utile nella rete degli Ecomuseo, cui credo fortemente, quindi sono molto contenta. Ho preso appunti qua nel mio quaderno, io prendo sempre appunti di sentire realtà così diverse, perché sono anche il presidente dell'associazione Bruno Munari, quindi l'associazione che porta avanti il pensiero di questo artista, occupandosi soprattutto di didattica dell'arte. Allora, volevo intervenire in modo molto semplice, prima di tutto per farci conoscere, per farci conoscere a tutti i colleghi. Ma volevamo sottolineare questo aspetto proprio dedicato al tema della didattica, che è un tema che abbiamo cercato di portare avanti in questi anni, soprattutto per lavorare creando una sensibilità sul nostro territorio, una sensibilità che partisse proprio dalla gente e che avesse una particolare connotazione anche attraverso i bambini e l'infanzia, perché crediamo che queste azioni devono essere radicate anche rispetto alle nuove generazioni. Un pensiero che mi sta, diciamo,
tornando spesso alla mente che questo, si parla di ricostruzione in questo momento, e il pensiero, abbiamo anche tanti timori per quanto riguarda il nostro paese. La riflessione credo che abbia senso dal punto di vista... Non sento più Silvana. Silvana? Aspetta, aspetta. Mi senti? Sì, adesso ti sentiamo. Okay, perfetto, ti chiedo, Silvana, di essere concisa il più possibile. Vado a chiudere. Cioè, i nostri valori, che sono il valore dell'importanza della cultura, del territorio, delle culture, sono fondanti. Perché se noi non ripartiamo da una consapevolezza di questo, non facciamo nessun progetto. Allora, in questo momento, secondo noi, il concetto stesso di ecomuseo è basilare non solo per quello che abbiamo sempre fatto, ma per quello che possiamo rifare, perché nell'ecomuseo ci può essere un nuovo rinascimento che parte proprio dalla consapevolezza del territorio, delle sue caratteristiche. Partendo da quello che siamo, possiamo costruire il futuro. Grazie a tutti, ciao. Grazie Silvana. E andiamo negli ultimi due interventi. Abbiamo Antonella Nonnis e poi Francesco Varatti. Antonella? Allora, velocemente, salve a tutti, mi sentite? Sì, penso che mi sentite. Sì. Allora, io per quello che può fare l'Ecomuseo vi consiglio di leggervi l'articolo che ho messo nella chat, che è uscito ieri e è molto interessante. E come diceva Claudio dell'Ecomuseo del Casentino, l'Ecomuseo sono fluidi e quindi se si era attivato un percorso, il percorso va avanti. Noi per esempio in questo periodo abbiamo portato avanti il progetto del contratto di fiume dei bambini, che si lega anche alle attività didattiche, ed è stato abbastanza semplice perché fortunatamente avevamo già fatto gli incontri prima del 28 di febbraio e quindi tutti i ragazzi hanno continuato a lavorare mandando poi su internet attraverso i sistemi i loro lavori, quindi non è stato difficile. Vi ho messo un altro per quanto riguarda la giornata internazionale dei musei. Anche noi come musei abbiamo aderito come Ecomuseo abbiamo aderito e quindi vi ho messo il link dove troverete la nostra esperienza, che è quella di NEPI, che è un progetto con le scuole che diciamo si è concluso in questa fase, è durato un anno. Chiuderei qui e così per non perdere, invece trovo buono che mettiamo i link sulla chat in modo che poi li ritroviamo. Grazie. Benissimo, ti ringrazio Antonella per la rapidità. Allora finiamo in bellezza con Francesco. Ciao Francesco. Ah, grazie per la bellezza, grazie. ciao Antonello, saluto Antonello Andriani, collega veneziano. Ciao Francesco, ciao. Ciao, sentite, no, dunque io Andrea vi ruberò pochi minuti, solo per, come sapete io non appartengo a uno specifico ecomuseo, quindi non vi racconterò quello che stiamo facendo o non stiamo facendo. Vorrei solo dare qualche consiglio, se mi permettete, anche per la lunga militanza diciamo su questi temi, su questi aspetti legati agli ecomusei e all'importanza che essi possono rivestire nello sviluppo locale. E vorrei suggerire che mai più che di ora credo che ci sia l'esigenza di costruire delle reti di aperte oltre agli ecomusei, anche ai parchi naturalistici, anche, come dire, a quegli altri espressioni di cultura, di luoghi della cultura, come possono anche essere le piccole biblioteche, i musei civici di cui siamo pieni in Italia, nelle nostre regioni. Io credo che le attività dei singoli ecomusei che vedo qui rappresentati da tanti colleghi e operatori possono trovare in questo momento di rilancio, di ripartenza e anche in questo momento di necessità di farci sentire come presidi locali
culturali in cui, come dire, attraverso le comunità e attraverso una cittadinanza attiva possiamo essere interpreti di una domanda che in questo momento è ancora più forte, pensando anche allo stop delle scuole, ai bambini, quindi anche a una certa esigenza di carattere didattico-educativa. Il suggerimento è di farsi sentire nelle rispettive regioni, cioè io ovviamente lo sto facendo, vedo qui anche alcuni colleghi degli ecomusei pugliesi, lo sto facendo in questi giorni, cercando di far capire quanto sia importante aumentare l'offerta culturale in cui gli ecomusei sono uno dei tasselli di questa offerta culturale di prossimità di cui stiamo tanto parlando in questo momento e di cui abbiamo però anche una importante esigenza che è quella di avere dei fondi. Quando sento il ministro Franceschini parlare di rinascimento globale, globale per la cultura, ecco, io penso che al ministro Franceschini andrebbe, come rete degli ecomusei o come coordinamento degli ecomusei, fatta una nota, e cioè forse sarebbe il caso che anche il ministero, oltre che le regioni, iniziano a distribuire soldi e fondi non solo ai grandi musei, ma ricordarsi che ci sono tutta una serie di espressioni sui territori di piccoli musei di comunità, ecomusei, musei diffusi, che avrebbero necessità di avere un riconoscimento di presenza anche da un punto di vista, come dire, economico e quindi di sostentamento per le loro attività. Quindi il consiglio che chiudo, che vorrei dare a tutti noi, è quello di farci promotori, ciascuno nel suo piccolo, attraverso i propri mezzi, di richieste di costruire delle reti allargate, delle reti lunghe, delle reti ampie nelle proprie regioni, nelle proprie aree, nei propri bacini di appartenenza, in modo da costruire un'offerta culturale multidisciplinare, multiculturale, mettiamola così, in cui gli ecomusei possono svolgere il loro ruolo ancora più attivamente se aiutati con i parchi naturalistici, con i musei civici, con le piccole biblioteche di comunità, eccetera, eccetera. Mi fermo qua. Grazie. Grazie Francesco. Il tema delle reti, del sistema di reti, penso sia chiaramente centrale e tra l'altro penso si collega sia sull'aspetto della legge, di cui appunto parlerà dopo Raul, ma anche su tutto il tema dell'istituzione dei sistemi museali a scala regionale, no? Ad esempio in Toscana adesso stiamo vivendo tutto il tema del passaggio del riconoscimento, come si passa ad esempio dal riconoscimento regionale a quello nazionale, come saranno strutturati, gli ecomusei saranno dentro, ma con quali criteri di valutazione. Chiaramente anche questo sono tutti temi abbastanza pesanti che potrebbero essere comunque affrontati in un ambito, in un dibattito più allargato. Scusa sì? Andrea, solo per aggiungere una cosa, è chiaro che io non l'ho detto, ma è fondamentale che in ogni regione d'Italia, quindi qui vedo rappresentanti di tutta, dalla Lombardia, Veneto, eccetera, ogni nostra regione ha poi mai più che mai in questo momento in cui con la pandemia ognuno fa quello che si sveglia la mattina, decide che posizioni mettere, che limiti mettere, ma ogni regione ha nel nostro paese politiche verso la cultura diciamo differenziate. Noi per esempio in Puglia lavoriamo molto adesso in questo momento sul tema del turismo, mi pare evidente avendo 900 km di costa, e così immagino l'Umbria per altri versi, la Toscana lo stesso, quindi è chiaro che il discorso che ho fatto io va calibrato regionalmente per cercare di capire quali politiche culturali in quelle regioni sono in corso e sono in atto, come tu dicevi adesso della Toscana. Io tra l'altro aggiungo e chiudo che alle 4, cioè praticamente tra una mezz'oretta, vi devo lasciare, solo questo, grazie. Perfetto, bene, grazie, allora vi invito nuovamente a condividere le vostre attività, le vostre iniziative sia nella chat, io ho già copiato gli indirizzi dalla chat, se poi qualcuno vuole inviarmi anche una mail più specifica meglio, però a questo punto ripasserei la parola a Raul per procedere che siamo già sforati abbondantemente.
Ho sentito due cose molto, a mio parere, lo vedo anche nel mio territorio, quindi nell'Ecomuseo di Parabiago, nella città metropolitana di Milano, il tema della didattica, si parlava di questa, di queste, diciamo, nuove o vecchie modalità che sono, come dire, state sempre più sfruttate e la gente le sta utilizzando sempre più, no? Questi canali, il sito internet, i video, no? Quindi anche riunioni a distanza. Quindi c'è stato da parte della gente un cambiamento, no? Rispetto a prima. E quindi questo cambiamento sarebbe bello, e qui ognuno di noi ci potrebbe pensare, che diventasse permanente, quindi una richiesta di cultura, che è uno dei nostri valori, no? Diceva l'amica dell'Oltrepò Pavese, la richiesta di cultura che è aumentata. Quindi chissà se riusciamo davvero a rendere permanente questo cambiamento, capire che la cultura è importante, o le culture sono importanti. L'altro aspetto che qualcuno di voi, forse Andrea stesso, diceva dei prodotti locali, anche qui, no? L'altro valore di cui si parlava, il territorio, no? Quindi l'importanza del nostro territorio, a cui siamo stati in qualche modo un po' anche staccati perché siamo rimasti a casa. I prodotti locali che molti di noi promuovono o comunque favoriscono, no? Quindi anche poi tutto quello che questi prodotti ci può permettere di fare, quindi attraverso le ricette, l'autoproduzione, no? Quanti di noi sono messi a cucinare? E qualcuno anche mi diceva che è ingrassato, no? Quindi questa idea balzana di poter cucinare a casa, magari per i milanesi in particolare, non sto parlando dei toscani, vedo qualcuno che ride, però un milanese che dice no, svelti a mangiare, svelti a lavorare, si mette a cucinare, c'è un cambiamento epocale questa cosa. Come facciamo? No? Possiamo in qualche modo favorire adesso nel proseguo questa pazzia che qualche milanese ha provato. Ecco. Queste sono tutte domande aperte, ognuno di noi penso che le stia valutando. Certamente poi la terza cosa che diceva appunto l'amica lombarda, quella della partecipazione, anche qui questo valore che è nel nostro DNA, la partecipazione degli ecomusei, che adesso è stato ricercato, no? Proprio perché siamo stati distanti l'uno dall'altro, abbiamo capito che non siamo quell'uomo economico razionale da solo, no? Che ci vogliono fare sempre, con cui ci hanno descritto, ma siamo invece persone di relazione, no? Quindi anche questo, che è uno dei nostri valori, come facciamo a, come dire, a renderlo permanente, no? Adesso che la gente ha capito che non siamo delle isole. Raul, Prego. due precisazioni lampo. Per Baratti, a Torino c'era, quando siamo andati per la nuova legge sugli ecomusei, c'erano i rappresentanti del ministero che ci avevano invitato ad essere attivi presso di loro perché sapevano poco degli ecomusei. Siamo stati poi alle loro audizioni, sono stato a Cremona, è stato ribadito tutto questo, quindi un canale c'è. Penso che il Ministero in questo sia disponibile. La seconda cosa che la pongo qui, il problema è che durante il Covid-19 abbiamo tutti sperimentato le piattaforme virtuali, ma l'Ecomuseo è azione anche sul campo. E di solito ogni ecomuseo ha un punto di coagulo, di riferimento per alcuni musei, per altri la biblioteca, per altri il comune, eccetera. Noi dobbiamo passare adesso, inventando delle cose, dall'azione dell'informazione all'azione sul campo. Per esempio, in Valle Splugra è stato avviato un bellissimo discorso fra gli anziani e le scuole, dove gli anziani erano intervistati, è venuto fuori un discorso, per esempio, sulla sopravvivenza del dialetto locale Bri. E si è interrotto, si sono interrotti i rapporti con le scuole, si sono interrotti i rapporti fra le associazioni fisicamente. Per
Per cui adesso non so, io sono abbastanza pessimista perché il Covid ritornerà fuori, soprattutto dopo l'orgia estiva, chissà cosa succederà. Però dobbiamo pensare a delle azioni di visibilità pratica sul campo, e qui il grosso dei problemi, dall'informazione all'azione sul campo. E qui siamo aperti a tutte le invenzioni. Ecco, scusate, mi sembra che Adriana voleva aggiungere una cosa, se lo puoi anche dire, visto che l'hai scritto. Allora, Adriana. aspetta, mi faccio vedere. Eccomi. Sì, no, appunto l'ho scritto perché ci stiamo un po' dilatando, anch'io per le 4 mi inizia un'altra e quindi volevo, no, non volevo rubare tempo. Ovviamente mi aggrego alle problematiche, ovviamente più o meno sentite rispetto alle peculiarità, insomma, dei nostri territori, però mi viene da dire anche che in questa situazione, adesso spero che non sia proprio solo una situazione che ho vissuto io, gli ecomusei sono stati anche dei territori privilegiati per quanto riguarda la situazione vissuta, territori un po' meno più piccoli, quindi la possibilità di relazioni, nonostante le distanze più dirette, alcune soluzioni, questo non solo dal punto di vista, diciamo, della missione culturale, ma proprio come relazione. E a questo ho voluto aggiungere l'altro commento, perché appunto mi scuso, non conoscevo assolutamente l'attività che sta svolgendo l'Ecomuseo del Casentino, però quello che noi, cioè che loro hanno fatto, perché avevano già gli strumenti pronti, forse è sempre stato vissuto in modo un po' alieno dall'Ecomuseo, che diceva no, ci troviamo, ci mettiamo attorno a un tavolo, ci guardiamo negli occhi, mangiamo insieme, che così ci capiamo, riusciamo a discutere. Però l'online, il web, tutti gli strumenti, non necessariamente cioè, social, ma non nell'aspetto dei like, sono effettivamente degli strumenti sostenibili e che in questo momento, ma anche in futuro, dovrebbero essere, a mia opinione, presi in considerazione degli ecomusei proprio nell'operato. E chiudevo con la nota, ad esempio, anche quando ci incontriamo tra di noi. Adesso ci mettiamo le 2 ore, dal punto di vista di sostenibilità di chilometri percorsi per la penisola, un incontro di questo genere. Risparmiamo un pezzo così di donne. Volevo semplicemente dire questo, poi appunto si potrebbe star qua fino a sera solo su questi punti.